Paura a Trontano, dove un boscaiolo si è infortunato mentre tagliava legna. L'uomo è stato elitrasportato a Novara. Un incontro urgente in prefettura con i tedeschi di ICG per discutere del futuro di Idrochem, lo chiedono i lavoratori. Bene l'industria turistica locale per le vacanze di Natale, montagna e laghi verso il tutto esaurito. Pareggia attorno ai 19 milioni di euro il bilancio di previsione di Omenia, il documento approvato nel Consiglio di venerdì sera. Completati i lavori della casa comunità che ospita persone con disabilità gestita dal CIS del Verbano. Al Fornano Nostresa gioca bene ma perde 2-0 con il Casale, entrambi le reti nella seconda tempo. Ben ritrovati con l'informazione di VCO Notizie. Allora, in apertura partiamo con quanto successo a Trontano, dove, lo avete sentito nei titoli, un uomo si è infortunato mentre tagliava legno in un bosco sopra l'abitato di Trontano. Fortunatamente non è in pericolo di vita, ma viste le sue condizioni è stato elitrasportato a Novara. Attimi di paura poco dopo le 12.30 di oggi a Trontano. Un 57enne del posto è stato infatti colpito da un ramo mentre tagliava della legna ed è quindi stato trasportato in elicottero a Novara. L'uomo si trovava in un terreno di sua proprietà, stava lavorando intorno ad alcune piante quando accidentalmente un ramo si è staccato e lo ha urtato violentemente alla schiena. È scattato l'allarme. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri di Domodossola, i volontari del soccorso alpino Domese e il personale medico del 118. Dopo le prime cure ricevute sul posto da parte dei sanitari, il 57enne è stato trasferito in elicottero all'ospedale maggiore di Novara in condizioni di media gravità. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Si sospettava un trauma contusivo alla colonna vertebrale e per questo ne è stato disposto il ricovero al maggiore. Ed ora invece parliamo di occupazione, ritorniamo sul caso della Idrochem, l'azienda chimica di Pieve Vergonte. Bene, i lavoratori e i sindacati hanno chiesto al prefetto l'istituzione di un tavolo al quale chiedono siano presenti anche i tedeschi del gruppo che hanno in mano proprio la fabbrica ossolana. Un tavolo urgente al quale invitare i tedeschi di ICIG per capire quali possono essere le prospettive di Idrochem, ma lo hanno messo nero su bianco le segreterie del comparto chimico di CGL Cisle Uil del VCO nella lettera inviata al prefetto Eginio Lita, missiva con la quale si chiede la convocazione urgente di un incontro. Sindacalisti e lavoratori chiedono che il gruppo tedesco, proprietario dello stabilimento pievese, si sieda al tavolo di Villa Taranto per rispondere delle responsabilità assunte nei confronti della comunità del Verbano Cusiossola. Lo staff della prefettura già venerdì sera ha avviato i contatti con il sindacato, hanno richiesto informazioni più dettagliate rispetto ai contenuti della lettera inviata in mattinata, spiegano i rappresentanti dei lavoratori. Per il momento quel che è certo è che sarà un Natale all'insegna dell'incertezza per i 108 dipendenti della fabbrica ossolana. Non si hanno notizie circa l'ingresso dell'annunciato nuovo socio in Idrochem. Sino a settembre sembrava certo fosse un gruppo di Trecate che già opera nel settore. Più di recente si è parlato invece di un soggetto legato ai tedeschi di ICIG. Dato di non poco conto se è vero che il nuovo socio dovrebbe accollarsi le spese relative alla realizzazione dell'impianto per la produzione del cloro con celle a membrana e assicurare dunque la produzione in riva al Toce. E se il quadro non fosse sufficientemente ingarbugliato, il futuro di Idrochem parrebbe legato anche ad un accordo firmato nel 2013 dalla fabbrica pievese con l'ex proprietario del plesso chimico, Tessenderlo. Oggetto dell'intesa sarebbero le concessioni delle centrali idroelettriche. Allora, il servizio parlava della lettera inviata al prefetto. In queste ore un'altra lettera è stata inviata, questa volta dai genitori dei ragazzi che frequentano l'Istituto Maggia alla provincia. Una vera letterina per Gesù Bambino, Babbo Natale, perché che cosa chiedono? Un sogno, una scuola adeguata per i loro ragazzi. Non hanno scritto a Babbo Natale, ma al presidente della provincia Arturo Lincio. Come regalo chiedono una scuola adeguata. Sono gli studenti del Maggia di Stresa che continuano a far sentire la loro voce per salvare la scuola e far rispettare il proprio diritto all'istruzione. Siamo stati buoni, abbiamo avuto un buon comportamento, abbiamo rispettato le regole, però siamo ancora nel disagio, spiegano. Un disagio che si prolunga da molti anni e siamo arrivati al limite della sopportazione. Proprio durante il periodo di Natale, proprio come i bimbi che scrivono una letterina,
Cina. Noi ora scriviamo, vi scriviamo per chiedere qualcosa. A molti potrà sembrare un'altra polemica, l'ennesima, ma d'altro canto non ne possiamo proprio fare a meno di spiegarci. Gli studenti sottolineano di non voler sembrare tra quelli che protestano per questioni minime. Chiediamo soltanto delle aule. Aule calde dove poter passare metà delle nostre giornate. Aule calde dove potersi concentrare senza pensare al freddo. Aule calde ed attrezzate dove poter apprendere al meglio. Chiediamo solamente questo. Siamo stanchi delle polemiche, delle brutte parole rivolte nei nostri confronti, delle promesse non mantenute che subiamo da anni. Quest'anno per Natale chiederemo solo un po' di rispetto, rispetto che non ci è ancora stato dato. E proseguono, perché sì, saremo solo dei semplici e bravi ragazzi, ma non vogliamo essere presi in giro, semplici studenti che sono stanchi di sentire promesse non rispettate, ma ora, lasciando perdere tutte le questioni sollevate dall'inizio dell'anno scolastico, ci accontenteremo almeno di avere aule calde, fa freddo in molte delle nostre aule, punto. E concludono, chiediamo un miglioramento non solo per noi ragazzi, ma per la nostra scuola, il Maggia. Ora invece parliamo di turismo, è vicino oramai il Natale, il barometro del turismo della BCO sembra segnare bel tempo. Il turismo del nostro territorio continua nella sua escalation positiva in termini di presenze. Dopo i numeri confortanti del periodo estivo, anche nei mesi di dicembre e gennaio si può sorridere. Tutto esaurito nelle strutture ricettive di montagna e delle principali località lacustri, con picchi di presenze e pernottamenti in occasione dei grandi eventi dei vari weekend. A fare da traino gli eventi legati al Natale con la grotta di Ornavasso, i mercatini di Santa Maria Maggiore, Domodossola e Arona, senza dimenticare i presepi sull'acqua di Crodo in Valle Antigorio con ben 7.000 visitatori da tutta Italia. La stragrande maggioranza dei turisti è di nazionalità italiana, quasi 100% nelle località di montagna e il 50% nelle strutture ricettive del lago. Prenotazioni da sold out anche per il periodo di Capodanno, con la speranza che arrivi la tanto attesa neve. Dal 26 dicembre aprirà i battenti in forma parziale il comprensorio di Domobianca, mentre si scia a pieno regime a San Domenico, Macugnaga, Devero, Formazza e Reale. Da segnalare il boom del settore wellness grazie alle strutture termali di Premia e Bognanco e da quelle ricettive che si sono dotate di spa interne di pregio. In merito al trend positivo che si registra negli ultimi anni nel periodo invernale nel nostro territorio, reputo importante segnalare, specifica il presidente del distretto Oreste Pastore, il rilevante lavoro promozionale svolto dalla nostra ATL, presente anche quest'anno con numerose iniziative legate ai nostri media partner su carta stampata locale nazionale, magazine nazionali di settore, TV e una corposa campagna social e web. Da non dimenticare poi la presenza di uno stand esclusivo di Neve Azzurra, sponsorizzato dalla nostra ATL per la promozione degli eventi natalizi e delle stazioni sciistiche del comprensorio di Neve Azzurra presso Artigiano in Fiera, dal 1 al 9 dicembre, che ha registrato oltre 10.000 visite solo di utenti interessati alla nostra proposta invernale. Due le auto coinvolte nell'incidente senza feriti gravi avvenuto sulla superstrada dell'Ossola attorno alle 11 di oggi in direzione sud al chilometro 118. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile di Domodossola, una Hyundai condotta da un 21enne di Crodo ha tamponato una Peugeot che procedeva nella stessa direzione. Alla guida un 74enne di Domodossola con a bordo una signora residente a Milano e lesi conducenti, mentre la signora è stata portata alla San Biagio con un sospetto colpo di frusta. Saranno invece i rilievi degli agenti della Polizia Municipale di Verbania a fare luce sull'incidente successo nel primo pomeriggio di oggi nei pressi della rotonda del Rione Plush, dove un'auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio la motociclista, una verbanese di 51 anni, trasportata al Dea del Castelli. Un altro incidente è successo nella serata di ieri, venerdì, a Verbania. Code e rallentamenti si sono creati lungo la statale del Lago Maggiore in prossimità della località Beata Giovannina, più precisamente lungo Corso Nazioni Unite, vicino allo svincolo per Cavandone. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, due auto sono venute in contatto. Per soccorrere gli automobilisti è intervenuta anche un'ambulanza medicalizzata. Vedete nelle immagini le lunghe code che si sono create. Ed ora noi spostiamoci a Domenia per parlare del Consiglio Comunale di venerdì, nel corso del quale è stato approvato il bilancio 2019.
Approvato il bilancio di previsione 2019 a Domegna, pareggio a quota 19 milioni e 400 mila euro. Investimenti previsti per una cifra prossima al 1.100.000 euro. Tagli su diversi capitoli, manifestazioni turistiche, culturali e sportive, spese legali e urbanistiche. Mantenute intatte invece le risorse sul sociale, destinati 200 mila euro per la sistemazione degli impianti sportivi. Interverremo sugli spogliatoi dei campi sportivi di Bagnella e Diagrano, ha annunciato Francesco Perrone, assessore al bilancio, e poi sulle illuminazioni dello stadio Liberazione dell'impianto di Cireggio. E ancora daremo una mano per la palestra della pesistica e per la sistemazione di un muro al circolo del tennis. Il bilancio è stato approvato con le astensioni del Partito Democratico e di Omegna Si Cambia. Inseriti anche 180 mila euro per gli interventi sulle scuole. Non abbiamo ancora definito la suddivisione, ha precisato l'assessore ai lavori pubblici Stefano Strada. Nostra intenzione è riqualificare il tetto della scuola dell'infanzia di via Fossalone, riverniciare le scuole elementari di Agrano e sostituire i servizi igienici dell'asilo infantile sempre di Agrano. Previsti inoltre 130 mila euro per il rifacimento di via Mazzini. Vorremmo asfaltarla, ma discuteremo della soluzione col consiglio di quartiere, con il consiglio comunale e con la commissione del paesaggio, ha spiegato Strada. L'intervento più importante per il 2019 sarà quello su piazza Don Andrea Beltrami e via Tito Speri, per una spesa di 450 mila euro. Non toccate le imposte su IMU, TASI e IRPEF. In aumento dell'8% la TARI per l'incremento dei costi di smaltimento degli ingombranti da parte di Conservico. Si tratta di una scelta precauzionale, ma non è detto che il tariffario verrà confermato da Conservico, ha detto il sindaco Paolo Marchioni. Insieme ad altri comuni ci stiamo opponendo a questa scelta gravosa per tutti i cittadini. Si è infine parlato di progetto emblematico. Le domande dovranno essere presentate alla Fondazione Cariplo entro il 28 febbraio. Inizieremo ad esporre le nostre idee in giunta il 28 dicembre, poi discuteremo insieme alla maggioranza e all'intero consiglio per farci trovare pronti con un progetto condiviso, ha sottolineato Marchioni. E a proposito di progetti, uno si è concluso anche nel migliore dei modi, è quello che è stato portato avanti dal Consorzio Servizi Sociali del Verbano e che riguarda la creazione di una struttura dove trovano a casa 6 persone con disabilità. Ebbene, l'appartamento è stato oggetto di importanti lavori e c'è stata una cerimonia di inaugurazione. È un giorno di festa, un regalo di Natale anticipato. Ci eravamo trovati nel mese di luglio, quando i ragazzi ospiti di questa struttura erano stati costretti a un esilio forzato ma ben voluto, nel senso che sarebbero poi tornati dopo qualche mese in un appartamento completamente ristrutturato. Ed è davvero così, sono tornati nei giorni scorsi con il cuore colmo di gioia. Sì, è così, abbiamo inaugurato oggi la ristrutturazione di Mia Casa, che è questo gruppo appartamento per persone con disabilità che c'è nel centro di Intra e che ospita 6 persone con disabilità sia motoria che intellettiva e che vivono qui come se fosse casa loro. Appartamento ristrutturato, un altro a fianco in via di ristrutturazione, sarà pronto per febbraio con 4 altri posti letto. Esattamente, questo sarà un po' il fiore all'occhiello di questa esperienza abitativa, perché sarà una palestra per l'autonomia, come l'abbiamo chiamata, sarà costituita da un monolocale che avrà tutte le attrezzature per garantire alle persone la massima autonomia di vita e far sperimentare a chi vuole, a persone con disabilità, spazi e momenti di vita autonoma dentro un contesto cittadino pienamente inserito. È una cosa nuova che si inserisce nel filone che è stato inaugurato l'anno scorso a livello nazionale di tutti i progetti del Dopo di Noi, che quindi aiutano le famiglie a non sentirsi sole anche nel momento di passaggi e di crescita dei ragazzi. Con esborso economico notevole, sostenuto da voi anche con l'aiuto di tante associazioni, soprattutto delle varie edizioni di Gustabile. Esattamente, questo progetto è costato 145 mila euro, di cui 22.500 l'edizione 2015 di Gustabile e Gustabile Green, quindi sostenuti dalla Casera e dalla Rampolina, e grazie anche a un contributo che abbiamo raccolto insieme ad Avis Verbania, associazione Kenzio Bellotti di Omegna,
al corso di corsa di Verbania e al Tompoma. Sono associazioni che si sono messe insieme per sostenere gli arredi di questa nuova esperienza abitativa. Nei mesi passati c'era stato un incendio a Craveggia che aveva parzialmente danneggiato l'ex casa albergo per anziani. Ora l'amministrazione ha deciso di finanziare i lavori di ristrutturazione. Dopo l'incendio i lavori, la notte del 6 agosto scorso, un rogo era divampato nello stabile dell'ex casa di riposo di Craveggia, che da alcuni anni dà alloggio ad alcune decine di richiedenti asilo. L'incendio si era sprigionato poco dopo le 2 di notte all'interno del centro situato in via Collegio Bornis, che ospita attualmente 22 profughi, con le fiamme che hanno subito distrutto la porta esterna dello stabile, quella che si affaccia sulla strada che sale alle località Vasche e Blitz e altre parti non strutturali. Il pronto intervento dei vigili del fuoco di Santa Maria Maggiore Domodossola aveva permesso di circoscrivere il rogo, mentre i richiedenti asilo erano stati fatti evacuare e solo 2 ore dopo, all'alba, erano potuti rientrare nella struttura. Ora il comune di Craveggia, proprietario dello stabile, ha appaltato i lavori di ristrutturazione delle parti danneggiate dell'immobile. In particolare sono stati affidati i lavori di ripristino del cappotto esterno e tinteggiatura interna del fabbricato per un importo complessivo di €6.554 e quelli di ripristino della porta d'ingresso per un importo di €2.074. Sono diverse le persone che hanno aderito alla petizione che chiede la riattivazione della tratta ferroviaria Roma-Santhià. Sono poco meno di 2.000 le firme raccolte tra i pendolari che chiedono la riattivazione della linea ferroviaria Arona-Santhià, tronco dismesso dal 17 giugno 2012. Le speranze si sono riaccese dal momento che sulla linea sono stati attivati i lavori per l'adeguamento della segnaletica elettronica e la sostituzione di cavi dei collegamenti elettrici e dei comandi. Opere queste che interessano la stazione ferroviaria di Arona e tutti i tratti verso Dormelletto e Meina, sia sul Sempione che sulla Rona Novara, che sulla direttrice per il Torinese. Tornando alla linea che permette ai passeggeri che salgono da Rona di raggiungere più velocemente il Torinese, va detto che dal mese di giugno sono in atto anche opere per la pulizia e il taglio di rami che si abbassano verso i binari. Il collegamento è richiesto anche dai comitati, che rimarcano che non solo mette in collegamento il Lago Maggiore con Torino, ma viceversa consente anche di avvicinare la Svizzera al capoluogo piemontese. In ballo c'è pure la Novara Romagnano Sese Avrallo, chiusa ai treni passeggeri dal 15 settembre del 2014. Questo tronco però è ancora attivo, vuoi per i treni d'epoca che mensilmente collegano Milano con Varallo Sesia, vuoi in quanto settimanalmente c'è un convoglio merci che da Novara fa scalo a Romagnano, sino alla Kimberly Clark, azienda leader nel mondo della produzione della carta. Porta un carico di cellulosa e torna con il prodotto finito. Pendolaria di Legambiente, nella sua analisi che riguarda il trasporto ferroviario in Italia, all'entrata in vigore dell'orario invernale, ha reso noti i dati. In Piemonte, per ripristinare i 12 rami secchi tagliati, per complessivi 483 km, occorrerebbero ben 143 milioni di euro. In regione ce ne sono a disposizione solo 15. Il bacino di utenza che ha subito le soppressioni complessivamente conta 80.000 passeggeri al giorno. Ed ora parliamo di quella cerimonia che ha visto una sorta di anticipo di Natale per dei bimbi speciali. Vediamo. Batman, Capitan America, Superman, i Vigili del Fuoco. Beh, ci sono tutti i supereroi per un'iniziativa particolare per portare regali a dei bambini speciali. Certo, questa sera i supereroi insieme agli altri supereroi, i Vigili del Fuoco, per i ragazzi del CIS. Insomma, una bella iniziativa. Voi supereroi avete tanto da fare, ma vi siete prestati volentieri. Volentierissimo per questi bambini e siamo contenti di farlo. Superman, ma sei un po' emozionato anche tu? Certo, sempre, come tutte le volte. I Vigili del Fuoco sono nell'immaginario dei bambini, beh, sempre dei supereroi. Vi fa piacere, ma voi già da bambini volevate fare i Vigili del Fuoco? Sì, sicuramente, quando guardavamo i cartoni animati di Grisù, tutti volevamo fare i Vigili del Fuoco. Questa settimana poi particolarmente abbiamo invitato i bambini a pediatria, siamo stati in pediatria a fare la stessa cosa, abbiamo fatto l'asilo nido di Renko e sono anche loro dei piccoli supereroi, no? E tutti sognano di diventare pompieri, perché non farglielo vedere? Babbo Natale. E
A proposito di Babbo Natale, non poteva mancare, l'abbiamo tenuto per ultimo perché è ovviamente uno dei protagonisti questa sera. Babbo, il sacco è bello pieno di regali? Pieno. Volevo ringraziare i Vigili del Fuoco perché ho rotto la slitta. Quest'anno ho rotto la slitta, ho fatto il 115, eccoli qua. Perché questa serata speciale? Abbiamo fatto un laboratorio con i nostri bimbi del servizio educativo Do Re Mi Fa e volevamo fare uno spettacolo finale, ma l'idea è stata proprio quella di fare uno spettacolo finale che raccontasse il Natale e farlo a Natale. E poi avete trovato la collaborazione, abbiamo visto, di personaggi importanti. Fantastico, siamo molto felici di avere qua i Vigili del Fuoco, hanno fatto qualcosa di veramente meraviglioso e i bimbi erano veramente molto 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 contenti. Davvero una bella iniziativa e noi di Natale vogliamo ancora parlare perché ne ha parlato il nostro direttore con Don Renato Sacco questa settimana nel Sasso nello Stagno che torna in onda domenica alle 14. Ospite della puntata del Sasso nello Stagno di questa settimana è stato Don Renato Sacco, coordinatore nazionale di Pascristi, oltre che parroco in alcune parrocchie della nostra zona e volto molto noto ai nostri telespettatori. Con lui abbiamo fatto una riflessione alla riscoperta del significato più autentico, più profondo del Natale. E visto che era nostro ospite, gli abbiamo anche chiesto che auguri di Buon Natale fa ai nostri telespettatori. Sì, gli auguri sono a me, a chi ci ospita anche come non di solo pane da tanti anni, a tutte le amiche e gli amici della televisione. E poi soprattutto ai telespettatori, uomini, donne, telespettatrici, giovani, anziani, perché possano davvero trovare una luce. A volte ci sono le luci artificiali, le luminarie, ma si è più soli. Tante persone dicono a Natale sono più triste invece che essere più contento. Allora l'augurio è che possiate, al di là delle luci esteriori, trovare una luce che ci dice guarda che può succedere di tutto, malattie, andare in prigione, trovarti con il sedere per terra, come si dice, perché hai perso il lavoro, non sai come arrivare a fine mese, hai litigato con delle persone, altri ti hanno fatto cose brutte. Dio però non si dimentica di te, addirittura viene ad abitare qui sulla terra, diventa uno di noi. E questo credo che sia la certezza più bella che ci deve accompagnare, che Dio non si dimentica, anzi si fa uomo, si fa carne e viene ad abitare in mezzo a noi. E quindi auguri a tutti. Grazie. Noi invece parliamo di calcio perché è da registrare ancora una sconfitta dello Stresa. Il Casale infatti ha vinto con 2 gol al Forlan. Il Casale vince 2-0 al Forlano di Stresa e si regala un Natale nelle zone altissime della classifica. La squadra di casa invece il rammarico di aver giocato quasi alla pari con una delle big del campionato. La partita si apre al decimo con un sinistro a giro di Cappai, nessun problema per Bertoglio che sarà uno dei protagonisti del match. Al 19° si vede lo Stresa, ma il tiro di Agnesina è altissimo. Al 21° Pavesi appoggia per Marinai, conclusione sballata dell'attaccante ospite. Al 39° Casale vicinissimo al vantaggio, punizione telecomandata di Marinai, straordinario Bertoglio a mano aperta a togliere la palla dal 7. Al 43° ancora Bertoglio, questa volta protagonista in negativo, sbaglia la rimessa da fondo campo, chance per Cappai che però fallisce l'occasione. Al 49° in pieno recupero, angolo di Scienza armato di testa, colpo sicuro, miracolo questa volta di Fontana. Nella ripresa al 6° missile terra aria di Scienza che sibila vicino all'incrocio dei pali. Al 9° straordinaria parata di Bertoglio che distinto si oppone a Cappai, ottimamente servito da Pavesi. Sugli sviluppi del calcio d'angolo arriva il gol del vantaggio nero stellato. Angolo appunto battuto dalla sinistra, stacca indisturbato Bettoni e fa 1-0. Lo Stresa reagisce al 22° destro di Brato che termina alto di circa mezzo metro. Al 30° Scienza il migliore dei suoi, il suo sinistro va letteralmente ad accarezzare il palo una decina di centimetri fuori.
Dopodiché c'è un sospetto calcio di rigore per il Casale, con Capai che sembrava essere stato trattenuto da Bratto. Al 37esimo punizione di Armato, alta di circa mezzo metro. Un minuto dopo tiro cross di Frascoia, nessuno la tocca, grande chance questa per lo Stresa. In pieno recupero arriva il raddoppio, contropiede magistralmente orchestrato dai nero stellati. Il neo entrato Saduk, di fatto a porta vuota, firma lo 0-2. Tuttonotizie.info per gli aggiornamenti, grazie per aver scelto la nostra informazione, buona serata e buon proseguimento.